Ma c'è un altro problema che gli imprenditori italiani hanno, che è quello di Equitalia. Voi andate a parlare con qualsiasi commerciante, con qualsiasi piccolo imprenditore, vede più Equitalia che la moglie ormai, e non ci dorme la notte. E noi ve l'avevamo detto che avremmo fatto una guerra ad Equitalia, senza quartiere, perché Equitalia è un ente privato, significa che l'ente di riscossione può fare utili, è una follia. Io non so quale sia la gestione idrica da queste parti, ma vi ricordate quando ci dicevano che il privato, se entrava nei servizi pubblici, significava efficienza? Ora, io vengo da una zona, l'Agro Nolano, da Pomigliano d'Arco, dove c'è la Gori S.p.A., che è un carrozzone politico che gestisce l'acqua, che continua a far di creazione PD, dei cugini Caiazzo, che vengono proprio da Pomigliano, del Partito Democratico, che stanno ancora nel Partito Democratico e furono i colonnelli di Bassolino, nell'epoca d'oro di Bassolino, che crearono la Gori S.p.A., un ente che doveva gestire l'acqua meglio degli enti pubblici dei comuni che gestivano l'acqua allora. Risultato, gli enti pubblici dei comuni erano inattivi. La Gori S.p.A. ha oltre 200 milioni di euro di debiti e continua ad alzare la bolletta idrica ai cittadini con disservizi che aumentano. Bene, la stessa cosa è quello che stiamo dicendo adesso. Equitalia deve scomparire. Deve scomparire, deve togliere le mani dalle case dei nostri imprenditori, perché qua ci sono imprenditori onesti che con fidi scoperti di 30.000 euro e 40.000 euro si sono ritrovati la prima casa pignorata e quando non si sono arresi hanno cominciato a pignorare la seconda casa. E allora vi racconto questa storia. Noi abbiamo in commissione attività produttive un ragazzo di 33 anni, si chiama Mattia Fantinati, è del Veneto. Il Veneto ha perso 20.000 aziende in 3 anni, poi dicono perché vogliono la secessione. Chiedetevi perché vogliono la secessione, non andate ad arrestare due pazzi che stanno utilizzando una pala meccanica e credono che sia un carro armato. C'è da preoccuparsi per chi li teme, non per quelli che stavano facendo un carro armato con una pala meccanica. Ma andiamoci a chiedere perché quella gente è esasperata, come siamo esasperati noi. E allora questo nostro deputato Mattia Fantinati decide di fare una cosa molto semplice. Faceva l'imprenditore, si ricordava i suoi problemi e si ricordava perché 4.500 imprenditori negli ultimi 4 anni si sono suicidati, perché erano stretti nella morsa, banche che chiudevano i rubinetti del credito e Equitalia che chiedeva le tasse. Loro magari dovevano avere soldi ancora per i lavori che avevano fatto allo Stato. Ci sono imprese in questo paese che hanno crediti verso lo Stato e hanno più crediti verso lo Stato dei debiti di tasse che devono avere. Allora, qualsiasi persona di buon senso penserebbe, se io devo avere dei soldi dallo Stato, perché lo Stato mi chiede le tasse? È una follia. Non ci aveva pensato nessuno. Mattia arriva lì e scrive 3 righe. Tutte le imprese italiane che hanno crediti verso lo Stato non pagano le tasse fino a compensazione. Equitalia deve stare ferma. Questa cosa è legge dello Stato. Grazie al Movimento 5 Stelle, non grazie ai bocconiani di Monti, al grande Letta palle d'acciaio come si definiva lui, non lo voglio offendere, e tantomeno a Renzi o a Berlusconi. Questa cosa l'ha fatto un imprenditore che aveva 3 dipendenti, veniva dal Veneto, è andato in commissione attività produttiva alla Camera da deputato del Movimento 5 Stelle e l'ha fatta passare.